La Pentecoste è la pienezza della Pasqua, è la Pasqua di Cristo che esplode e diventa Pasqua della Chiesa, Pasqua dell'umanità redenta. L'amore immortale, cioè lo Spirito Santo, che risvegliò Cristo dalla morte, è effuso su tutti coloro che gli appartengono e sono con lui una cosa sola. Il cardinale ha presieduto la solenne celebrazione in cattedrale, come accade in tutte le principali feste dell'anno liturgico. Dio non manda un ordine, non fa conoscere un programma, ma riempie il cuore del suo amore, facendosi appunto dolce ospite dell'anima. Scende su tutti, peccatori come erano e come siamo. Quando sentiamo nel nostro cuore, in maniera intima, cioè personale, quanto siamo amati, vediamo le cose che prima non sapevamo scorgere e troviamo dentro di noi una forza nuova. E bisogna amare, non parlare di amore, accogliere lo Spirito, farlo scendere nella nostra vita perché la cambi e la apra verso tutti. La festa del 50° giorno che compie il tempo pasquale era celebrata nell'antico Israele come festa delle primizie e come memoria del dono della legge rivelata a Mosè sul monte Sinai. Per la Chiesa diviene memoria perenne dell'amore di Dio, effuso nei nostri cuori e dei frutti di grazia che produce nel cuore dei credenti. Iniziando la celebrazione, il cardinale ha invitato i presenti a portare nella preghiera tutte e singole le comunità che compongono la nostra chiesa locale nel giorno in cui ci rallegriamo per il dono di essere una cosa sola in Cristo.